Noi parliamo del Paradiso delle Signore, un successo veramente incredibile di Rai 1, ispirata al romanzo di Émile Zola. Questa fiction racconta le vicende, come sappiamo, di un grande magazzino al centro di Milano e ci racconta, insomma, quegli anni, dagli anni 50 in poi. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi in studio Emanuele Caserio, che per tutti noi è Salvatore Amato, buongiorno. Buongiorno. E Silvia Bruno, che nella fiction è Agata Puglisi. Buongiorno. Benvenuti, ragazzi. Grazie. Che bello avervi con noi. Però oggi noi vogliamo scoprire un po' tutti i segreti dei vostri personaggi, no? Per cui io vi farò un'intervista come se in effetti foste proprio insomma il vostro personaggio che oramai interpretate tutti i giorni quotidianamente e che vi vediamo insomma con molto piacere su Rai 1 tutti i giorni. Va bene, tu sei pronta? Prontissima, va vai. Bene, ce la metteremo tutta. Allora Salvatore, inizio da te, perché tu sei di Partanna, che è un paese vicino Trapani. Sì. No? Vero? Poi a un certo punto sei arrivato a Milano, come ti sei ambientato, no? Perché veramente, come dire, in quegli anni lì un trasferimento importante dalla Sicilia a Milano. Beh sì, non è stato facile, perché all'inizio Milano, sai, così caotica, il traffico, nuove abitudini, quello nuove tradizioni. Quello c'è pure a Palermo però, il traffico. Quello c'è un po' ovunque, anche a Roma, però va bene. Però, insomma, da Partanna, che è un paesino più piccolo, una grande realtà come Milano, non è stato facile soprattutto trovare lavoro. Infatti ho iniziato come cameriere in un bar e da lì piano piano anche mia madre ha trovato lavoro, poi mia sorella, poi quello che era mio fratello, Antonio, eccetera, eccetera. E poi piano piano ho fatto la mia strada e ad oggi sono diventato un imprenditore. Certo, con molta soddisfazione. Hai preso questo bar, no? Sì, ho preso in mano l'attività. La proprietà, l'attività del Gran Caffè Amato e quindi ad oggi Milano mi ha portato bene. E ti manca la tua terra? Beh, manca sempre la propria terra, però infatti ci torno spesso a Partanna. Allora, invece Agata. Allora, parliamo un po' di Agata. Tu sei la sorella di Maria Puglisi, figlia di Concetta e di Ciro Puglisi. Allora, però vi vogliamo vedere nel vostro arrivo a Milano. Guardiamo un po'. Vediamo. E questa è la casa. Certo, non è grande come quella di Partanna, però per tre andrà bene, no? Ma sì, la mia stanza è bellissima. Ma chi che l'ha pittata tutta di rosa? Sembra quella di una picciriggia. E infatti, sì, lo era. Però è una storia lunga. Te la racconto un'altra volta, però quando non c'è Salvo, che è una storia che riguarda lui, che l'ha fatto soffrire tanto. No, vabbè, a me piace lo stesso. Poi fuori c'è Milano, mica l'orto di annaffiare, vuoi mettere? Mi raccomando, non fare di questa uscita davanti a tuo padre. Lo sai come la pensa. Sì. Ma hai visto che carina Maria? Ci ha fatto trovare pure San Vito, guarda. E la parmigiana. Tua figlia ti ha preparato il tuo piatto preferito. Sei contento? Sì, sì. Eccoti qua. Allora, ci descrivi un po' la tua famiglia? Certo, allora. C'è Ciro, mio papà, che è un papà super affettuoso, ama alla follia le sue figlie e sua moglie. All'inizio ha avuto un pochino di difficoltà ad ambientarsi a Milano e a permettere ad Agata, soprattutto a me, di fare ciò che volevo, quindi di diventare prima Venere e poi di frequentare un corso, il corso di disegno. Però, diciamo, Ciro è un uomo di grande intelligenza, quindi sa perfettamente mettersi in discussione e cambiare idea. Poi c'è Concetta, la mia mamma, che è il pilastro fondamentale della nostra famiglia e ha sempre la parola giusta in ogni situazione, molto saggia. E poi c'è Maria, mia sorella, la più grande, che per me è il mio punto di riferimento ed è mi ispiro tantissimo a lei, perché lei ce l'ha fatta, lei si è trasferita tanti anni fa da Partanna a Milano ed è diventata la stilista del Paradiso, quindi è... Ecco, tra l'altro però tu proprio nella vita sei siciliana. Certo, io sono di Agrigento. E ti manca la tua terra? Mi manca la mia terra. E allora ci vogliamo trasferire per un attimo proprio in Sicilia, dove c'è il nostro Massimo Tosi, l'abbiamo visto prima mentre preparava insieme al suo amico chef questi cannoli siciliani buonissimi. Allora Massimo, ci dici però che succede? Chi esatto, c'è vicino esatto, a te? Esatto, eccoci ancora qua. Sì. Allora, ti spiego subito. Qui abbiamo i cannoli siciliani di prima e avevo un ospite che stavo osservando. L'ho voluto portare qui perché non riesco a capire. Ma lei non può salutarci un minimo?
Sì, ciao, buongiorno a tutti. No, è un ospite misterioso, ma a questo punto è giunto il momento di svelarlo, perché prego. Ciao, buongiorno. Massimo Cagnina, attore del Paradiso, ma guardate dove siamo, attenzione, siamo a Partanna! Tutta la popolazione è venuta qui in piazza per salutare voi. E sono fantastici. Sono meravigliosi, i partannesi sono meravigliosi. Ma guardate il paradiso, lo guardate? Raccontiamo un po' Partanna intanto, che cittadina è? È una cittadina deliziosa, Io non la conoscevo. Tu sei di Agrigento. Io sono di Agrigento e Massimo, e Ciro invece? Ciro è di Partanna, sì. Ciro è partannese. Doc, giusto. Ma poi ieri ti ho visto malato, vero, nella fiction? Sei già qua in piedi oggi. Mi fanno pigliare a Billy e mi sono ammalato. Ora sto bene, grazie, sto bene. Agata, ma vuoi dire qualcosa a tuo papà, Ciro? Certo. Vuoi dire qualcosa? Papà, mi senti? Silvietta! Ciao Gioia! Ciao! Hai visto che bello? Ciao Emanuele, ciao Daniela, ciao Massimo. Ciao a tutti. Ciao. Finalmente vi ha portato a Partanna il papà, Hai visto? Questa era una lacuna che dovevamo colmare qua. C'è il castello Grifeo. Guardate anche questa chiesa, che è la chiesa madre, stupenda. Bellissima, stupenda. E poi il colore del cielo, cioè, ragazzi, abbiamo trovato una giornata oggi meravigliosa. Massimo, ieri era piovuto, però. Ma ci fai conoscere qualche abitante di Partanna? Ci fai conoscere qualche abitante? Certo, allora, guardate qua. Venga qua, signora, venga qua un attimo. Lei vede il paradiso? Sempre, dalla prima stagione. Quindi coi serali. Non ne una, bellissima. È bellissima. Ma pure il sabato me la vedo. Ma certo, ma poi anzi, se non la vedete, c'è Rai Play, ricordatevi. Sì, ma sì. Poi, quale personaggio le piace di più? Sono tutte brave. Perché che caratteristica hanno quelli di Partanna? Siamo gente accogliente. Accogliente, brava, bene, sì, ottimo, meraviglioso. Anzi, ringraziamo ancora Angela, prima al bar, non abbiamo potuto dire dove eravamo ovviamente, era un segreto, Angela è di Partanna, sì. E grazie ancora per questi cannoli stupendi, grazie. Massimo, ne vuoi assaggiare uno, dai? Ma io sono a dieta, va bene. Ma no, sei in ospedale in questi giorni, ti devi rimettere nella fiction. No, vabbè. Mamma mia, ci state facendo sperì, come si dice dalle mie parti, mannaggia. Allora, io ringrazio Massimo Tosi, ringrazio Ciro, insomma, che lo stiamo veramente in qualche maniera invidiando, ragazzi. Sì. Cioè... Io volevo solo chiedere una cosa, però non so se sono in tempo. Certo. Ciro, guarda, ti posso fare una domanda? Ma sono più buoni quelli che facciamo a Gran Caffè Amato o questi di cannoli? A mano chi dà? A mano chi è? Sempre di Partanna. La mano è quella, traduzione, la mano è quella. Grazie, sono buonissimi. Come i nostri. Grazie a tutti gli abitanti di Partanna, che veramente numerosi a quest'ora, non è facile avere tutta questa gente, quindi grazie davvero. Grazie a voi ragazzi, Emanuele Caserio e Silvia Bruno, attori veramente bellissimi, meravigliosi, e noi vi seguiamo tutti i pomeriggi su Rai 1, ricordiamo l'orario? Alle 16:05. Con Il Paradiso delle Signore. Quindi grazie e adesso.